nostri tanti monumenti, le nostre tante emergenze archeologiche che dovevano essere oggetto di questa attività, di questa società consortile fatta da comuni dell'Alto Casertano. Quest'area vasta, l'idea di quest'area vasta che si metteva in rete e che dava una risposta alle emergenze culturali e dei beni ambientali del nostro territorio per darli, per illustrarli, farli conoscere meglio, valorizzarli, ristrutturarli e creare un percorso virtuoso che potesse essere anche un percorso non soltanto culturale, ma anche capitale di intervento pubblico, che ha visto la sottoscrizione di quote da parte di 16 comuni dell'Alto Casertano, aveva un nobile scopo, un mandato espresso nell'atto fondativo della società di straordinaria pregnanza, di straordinaria ricchezza. Io l'ho accolta all'epoca con le insistenze delle persone, tra cui Gennaro Olivia, che vi amico da sempre, il sindaco di Senza Urunga, qualche altro amico, insomma, perché era una sfida interessante, straordinariamente interessante. E che fosse interessante lo dichiara la eccellenza del territorio. Adesso esordiremo con una serie di corsi di studio che studieranno il territorio, lo analizzeranno, predisporranno il territorio ad accogliere progettazioni. Forse contemporaneamente si potrà anche progettare. L'ordinaria rilevanza della nostra terra possono diventare un centro turistico quando siano recuperate, quando siano aperte al pubblico. I teatri romani sono un incentivo turistico. I monumenti romani, i sedimenti romani nella nostra terra sono una straordinaria provocazione culturale, ma c'è bisogno d'altro, ma c'è bisogno di redimerli dalla condizione di abbandono, di disinteresse di cui si trovano. Devo dichiarare non per inerzia delle amministrazioni, per la mancanza di disponibilità, di finanziamenti, insomma, in definitiva la nostra partecipazione. Che vorrebbe dire progettare bene, affidarsi ad imprese che abbiano grandi competenze, dare suggerimenti, se si può sostenere economicamente o alleggerire fiscalmente. C'è una soluzione che è totalmente antica e totalmente nuova al tempo stesso, che forse è la soluzione più giusta, quindi far convivere senza violenza. E quindi dico, si può fare, io sono convinto che la cosa può fare, è corretto. Penso veramente che non sia stato far passare tutto il tempo a cuore, e quindi più di mille parole su questo voglio dire che comunque bene purtroppo, oppure anche forse un bene, non sono solamente quelli architettonici, archeologici, ma anche quelli inseriti all'interno al paesaggio, al territorio. E questo naturalmente è portato anche con tutte le estensioni concettuali che sono state fatte, che si sono acquisite, diciamo, negli ultimi decenni, no? Il territorio si è passato dal piccolo monumento, si è passato al territorio per gradi di maturazione, se vogliamo, no? E di attenzione a tutta la storia, anche a le vicende. Allora l'idea quale è? Quella di, abbiamo chiesto più da alcuni sesta alunni, questo è stato molto vicino, l'assegnazione di progettazione di alcune particelle antistanti il sito, e dovrà nascere lì con questi fondi comunitari, insieme soprattutto per la gestione successiva delle associazioni, una e soprattutto delle federazioni sportive, quindi che cosa dovrà nascere, questa è l'idea. Un sito che da un lato deve essere una delle porte del parco per tentare di portare un piano con vari assenti solo il turismo culturale, portarli anche a Torre Vicina per vedere le sondate del diavolo, portarli ad Anife, così che ecco la strategia e sinergia con gli altri vari, ma soprattutto per far nascere un insediamento che abbia la necessità di essere, che ci sia sempre nel corso dei mesi vincolando la presenza di città, per fare un po' della via, per handicap soggetti del terzo settore, per fare sport,
trasporto terrestre, non so che problema, altro che utilizzo veloce, c'è un grande spazio e soprattutto per tentare di portare nella legalità quegli insediamenti abusivi di tipo turistico. Lì ci sono campeggi, qua andiamo vicino a Baia Azzurro, eccetera, eccetera. Quindi fanno ciò, dove praticamente tentare con chi? Il problema è questo, dove sono gli investitori privati? Dove c'è il capitale privato che ci crede e vuole investire? Io come insieme al collega del collega per esempio abbiamo trovato l'assenza totale degli imprenditori privati che non ci vedo, o non ci vedo, è deluso probabilmente da questo ventennio di spreco di risorse. Vantaggi anche economici di valutare.
questo è indispensabile perché nessun intervento dall'alto potrà determinare. Ora, dove va adesso oggi il mercato? Noi siamo in un mercato che cambia. Anche il fatto della destinazione, cioè di dire il castello, sentivo parlare, oppure del museo singolo, del territorio, non serve più. Oggi bisogna forse in campo internazionale guardare che cosa la domanda dove. Oggi è cambiata la domanda. Ci sono due paesi emergenti, bisogna adeguarsi. Non basta più avere la risorsa, io questa risorsa vengono i turisti. No, se tu non offri le condizioni, se tu non offri le condizioni insieme agli altri per poter visitare, se tu non gli dai un'opzione, oggi non puoi più competere con le altre destinazioni. Questo non è solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Ebbene, io dicevo, ho preso atto come direttore del rete provinciale del turismo di Caserta di queste iniziative. E per quanto riguarda noi, modo anche che la nostra azione venga rivolta a questi anni, perché certamente noi non ci rivolgiamo soltanto a Caserta, alle mie delle solite, ma vogliamo anche promuovere quelle altre realtà provinciali che sono importanti come questa dell'Alto Caserta. E come abbiamo fatto anche a Milano, ultimamente ci sono cioè per i piccoli porti della provincia di Caserta. Quindi perciò io termino con questo dicendo sull'intervento, cioè mi sono limitato, ma voglio. Sono l'ultimo dicendo questo, da parte dell'ente provinciale del turismo, professore, daremo tutta la nostra collaborazione, probabilmente senza fare i pianti greci sulla disponibilità finanziaria, per quanto noi potremo realizzare proprio per promuovere la vostra azione e tutto quello che riuscirete a recuperare del patrimonio. Grazie a tutti.